Il groviglio burocratico della bonifica del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino al centro della conferenza stampa targata Lega, tenuta dall'assessore Nicola Campitelli, affiancato da deputati Vagna Gava, Antonio Zennaro, Luigi Derme e dall'europarlamentare Massimo Casanova. Il SIN di Bussi è di competenza nazionale dal 2018. La Lega chiede di riassegnare 47 milioni di euro dedicati al sito di interesse nazionale per bonificare l'area che, come si ricorderà, ha visto il Ministero dell'Ambiente revocare il bando per la bonifica del sito, anche se poi la Regione ha vinto il ricorso al TAR. Nonostante la sentenza favorevole, non ci sono stati confronti con il ministro Costa, che, anziché dialogare, si rivolge al Consiglio di Stato, hanno detto. Il ritardo è un danno, perché l'inquinamento, sostiene la Lega, va avanti. Ci sono 130 metri cubi da bonificare. Il Carroccio chiede che il terreno venga liberato da cose inquinanti e torni a disposizione per essere valorizzato. Le procedure, ha detto Campitelli, contano più del risultato finale. La burocrazia tiene in ostaggio un territorio e una popolazione, impedendo bonifica e rilancio dell'area. Noi siamo stufi, crediamo che un territorio e quei cittadini di quel territorio meritano di poter vivere e lavorare senza stare a contatto con i materiali inquinanti. Quindi noi come Regione Abruzzo chiediamo la restituzione, la riassegnazione dei 46 milioni e poi che si faccia il tutto il possibile affinché l'opera di bonifica possa essere fatta dal soggetto che comunque è stato individuato come responsabile dell'inquinamento nel più breve tempo possibile, per poi mettere in campo tutte le forze per fare un progetto di recupero di un'area, come detto prima, che è stata martoriata. La Lega annuncia anche un'interrogazione parlamentare al riguardo e altre iniziative. Ai deputati presenti il compito di dialogare, cercare un accordo per risollevare le sorti del sito a tutela della salute e dell'ambiente. Da questa situazione si esce ovviamente collaborando immediatamente con le istituzioni e quindi con la Regione e quindi evitando appunto di andare al Consiglio di Stato e partire immediatamente a utilizzare quei 50 milioni che sono stati messi a bilancio per la bonifica. Quindi partire con la bonifica, poi se ci sono, visto che ci sono stati trovati comunque i colpevoli, si va a rivalsa sui colpevoli, ma innanzitutto io credo che non si debba fare una questione politica se questa regione è amministrata bene dal centrodestra, ma si debba fare una politica a favore della salute dei cittadini.